partita, mi sembra, contro una squadra super attrezzata, una squadra forte, con giocatori importanti, dove però mi sembra che abbiamo ampiamente dominato, dove soprattutto il primo tempo se facevamo 3 gol non avevamo rubato niente, abbiamo fatto belle cose, buone trame di gioco, un buon calcio, ma anche sul piano strettamente motivazionale e fisico mi sembra che abbiamo fatto bene, questo però magari dello scusante va a quello che era già successo a me l'anno scorso con la Pistoiese, che vince il campionato prima, 4 settimane con la testa fuori comporta anche magari qualcosa, quindi noi l'avevamo vinto soltanto domenica, quindi con la testa molto probabilmente eravamo molto più presenti. Io alla squadra ho detto che oggi finalmente volevo vederli esprimere come sanno e non è questo quello che io penso, loro potrebbero fare anche molto di più di quello che hanno fatto oggi. Logicamente è una squadra questa che non è stata mai abituata, perché è nuova, non è stata mai, ha sempre avuto pressioni enormi e con le pressioni enormi soprattutto i ragazzi più giovani ci si esprime sempre male. Oggi le pressioni indubbiamente per tutti erano meno, perché erano per me meno, per il mio staff meno, credo anche per il presidente, credo anche per chi stava a vedere la partita. E quindi in queste situazioni qua trionfa le squadre che hanno una sua organizzazione, un suo assetto, un suo gioco e anche le sue qualità. E quindi oggi sotto questo aspetto tutti quanti sono espressi abbastanza bene, anche se ripeto che secondo me questa squadra si può esprimere anche meglio. Quanto sta pensando alla possibilità di rimanere qui a Siena l'anno prossimo se ci sono novità? Allora, io a livello personale non faccio, nella mia vita non ho fatto mai niente quando avevo 35 anni, ho 39 quando ho cominciato ad allenare, figurati se faccio qualcosa, se mi interessa qualcosa a livello personale adesso. Lo scudetto non sarà mai mio a livello personale, per me non me ne frega assolutamente niente, perché alla mia età un titolo in più o uno in meno non è quello che cambia. Quello che è importante per la società, è importante per Siena tutta. Io ho sempre parlato in maniera, ho sempre usato il noi e non l'io, quindi tutto quello che riguarda me non riguarda assolutamente niente, come quello che il Presidente debba fare dopo, la riconferma o non riconferma, io non sto aspettando nessuna riconferma. Perché non ho mai aspettato che qualcuno mi riconfermasse, perché credo di aver lavorato sempre in una certa maniera, in un certo modo di essere, di esistere, e quindi io aspetto con serenità qualsiasi decisione possa prendere la proprietà, perché è giusto che faccia i suoi passi, le sue scelte e le sue cose. Tutti sanno come sono abituato a lavorare io, e aspetto in santa pace, senza nessuna, fare nessuna pressione a nessuno, e per quanto riguarda se mi farebbe piacere o meno, credo che sia senza ruffianismi, perché non è nemmeno questo il mio modo di agire, credo che il mio rapporto con la gente sia chiaro e visibile agli occhi di tutti, quindi io con la città stessa, quindi io di questa squadra sono diventato il primo tifoso, quindi come si fa a dire a uno che neanche tifoso se non rimarrebbe volentieri? No, aspetta, finisco una cosa, proprio perché a me piace, ho fatto questo libro in cui ringrazio la banca, la società, tutti quelli che l'hanno scritto, però questo libro è stato fatto per uno scopo ben preciso. Io stamattina sono stato lì alle Bollicine e ho visto come questi ragazzi vivono lo sport, e soprattutto il contatto con i cavalli è una cosa bellissima, è una cosa stupenda che mi ha particolarmente emozionato, quindi vorrei fare un appello grossissimo, questo sì che lo faccio, un appello alla città intera, di fare offerte più possibile per questo libro, che non è perché devo leggere qualcosa di mio, ma per regalare qualcosa a dei ragazzi meravigliosi e soprattutto a chi ha a questa
a questo istituto, che l'ho visto che sono veramente una famiglia, cucinavano in mezzo a questi cavalli, in questo ambiente meraviglioso, organizzano cose. Ieri anche lì al Baskin, cioè stare con questi ragazzi credo che sia una cosa molto bella, e vorrei che questo libro ognuno facesse a gara a farlo acquistare ad altri, perché credo che sia fondamentale che questa associazione vada avanti. Mi è stato detto che prima non avevano grandi problemi, come tutta Siena non aveva grandi problemi perché c'era il babbo che provvedeva. Ora il babbo non c'è più, e sapete a chi mi riferisco, e quindi dobbiamo darci una mano l'uno con l'altro. Grazie.